permettetemi di evitare la solita battuta, pochi ma buoni e quant'altro, questi siamo e ci va bene così, siamo giusti, mettiamola così. Anche perché forse intimità, come dire, ci potrà dare modo anche di parlare meglio di quello che vorremmo per una città, nel nostro caso è Pescara, insomma, poi è la città ideale che ciascuno di noi immagina. E io vorrei che di questo si parlasse, lo so che la politica è dietro, davanti, l'angolo, da tutte le parti, lo so che urge, però insomma non è questo il tema, anche se poi politica è, perché la città è polis, quindi sappiamo benissimo che anche di questo si parla. Lasciamo da parte di Renzi, lasciamo da parte di Pietro, lasciamo da parte queste cose, parliamo di città e parliamo della città che uno vorrebbe immaginare per eleggere la propria dimora possibile. Ne parliamo, ma non in termini utopici, ma possibilmente vorrei che ciascuno dei nostri ospiti, che adesso vado a salutare e anche a presentare, se nessuno ne ha bisogno, vorrei insomma che ciascuno delineasse la propria idea di città, e cominceremo proprio da questo punto qui, cioè dalla propria città ideale. Non facciamo grandi sogni e non facciamo soprattutto grandi chiacchiere, poche cose, ma insomma dei punti che ciascuno di voi ritiene essenziali per la nascita, la crescita, lo sviluppo di una città possibile, ma possibile veramente, cioè da realizzare magari in questa città che ci ospita. Intanto i nostri ospiti, il presidente della provincia di Pescara, Guerino Testa, benvenuto. Silvio Paolucci, il segretario del Partito Democratico, il senatore Fabrizio Di Stefano, Moreno Pietro Antonio per il Partito Democratico e Città di Pescara, capogruppo al Consiglio Comunale, Bruno Santoni, in veste di Confesercenti, poi forse anche in veste di Camera di Commercio. E, da chi vogliamo cominciare? Destra o sinistra? Non so. Da Moreno, giustamente. Allora, la tua, io te l'ho detto perché insomma così è, idea di città vera, e cerchiamo di essere insomma concreti. Grazie per questa domanda, saluto i presenti. Ma insomma la domanda è abbastanza impegnativa, la tua idea di città. Io piuttosto partirei un po' da tutto ciò che fino ad oggi non va in questa città, per poi insomma cercare di individuare, di programmare quello che sicuramente dovrebbe essere una grande idea per questa città che dovrà avvenire. Noi abbiamo avuto in questo periodo, adesso anche in queste ore, abbiamo avuto una serie di incontri, poi dopo ci dirà anche il presidente della provincia, domani mattina voglio dire che ci sarà anche un incontro con il sottosegretario in Prota, tra l'altro incontro favorito anche dal nostro partito e dal senatore Legnini per quello che riguarda la cosa più grave che è accaduta in questi anni in questa città, che è quella della chiusura del porto, cioè una cosa che non è mai accaduta a livello nazionale. Allora, sì, ma mi veniva da partire da questa riflessione per dire poi qual è la città che vogliamo. Io credo che per questa città ci sia bisogno di una grande idea, di un'idea di sviluppo, perché questa città ha bisogno davvero di ripartire, di rimettersi in moto. In questi tre anni è rimasta sostanzialmente ferma, ma con una serie di vicende, parlavo prima del porto, ma non solo, anche di altre situazioni che hanno in qualche modo messo in ginocchio questa città. Io credo che questa città, che ha una grande caratteristica, questa città straordinaria, la caratteristica è sicuramente quella di una città accogliente, come è sempre stata, una città aperta, e che ha fatto di queste caratteristiche sicuramente la sua forza da sempre, per arrivare oggi a quella che è la più grande città d'Abruzzo, la città più dinamica, la città sicuramente che rappresenta anche da un punto di vista economico il motore dell'Abruzzo, la locomotiva, come si diceva, dell'Abruzzo. Tutto questo si è fermato in questo periodo, e io credo che abbia bisogno di una grande progettualità e di una grande idea per il suo rilancio. Partiamo da alcune considerazioni. Stiamo facendo questo dibattito oggi in un'area che è quella dell'ex COFA, in questo padiglione. Questa è un'area strategica sicuramente, che dovrà rappresentare sicuramente il rilancio della nostra città da un punto di vista sicuramente estetico, ma anche e soprattutto economico, perché noi crediamo che in quest'area dovranno avvenire delle cose importanti che possono in qualche modo rilanciare la città. Poi dopo abbiamo altre emergenze, come per esempio quella di cui si discuteva in questi giorni, che è quella della delocalizzazione del cementificio. È chiaro che il cementificio
non potrà più restare all'interno di questa città, ormai è dentro la zona proprio urbana, e si dovranno fare tutti quei passi concreti che potranno portare concretamente alla delocalizzazione. Io approfitto per raccontare questa vicenda, perché va raccontata, e approfitto anche della presenza del caro nostro amico Luciano D'Alfonso, che vedo in platea. Quando noi, nella passata amministrazione, pensammo di fare ancora quella convenzione col cementificio, indicando in modo preciso all'interno della convenzione, al punto 8, che dovevamo attivare tutte le procedure in accordo con la proprietà per la delocalizzazione del cementificio, e fino a quando il cementificio restava qui, che questa fabbrica si interessasse anche delle problematiche della città. Per la prima volta l'allora sindaco D'Alfonso favorì un incontro a Roma presso il viceministro D'Antoni, che aveva la delega proprio alla delocalizzazione delle industrie nelle città, e andammo con i rappresentanti delle associazioni che volevano la delocalizzazione del cementificio. Il viceministro ci disse che allora la famosa legge Marcora, che era quella che prevedeva la delocalizzazione, non era stata rifinanziata. Voglio dire, attivavamo tutte le procedure, alzarsi la mattina e dire delocalizziamo il cementificio è sicuramente importante, ma poi ci vogliono atti concreti per poterlo poi realizzare, altrimenti resterà lettera morta e il cementificio resterà altri 50 anni. Perché dico questo? Perché nell'idea nostra della città, una città che ha nella sua vivibilità la caratteristica più importante per attrarre anche le persone, sicuramente deve prevedere anche la delocalizzazione di un'industria del genere. Per adesso mi fermo. Sì, infatti chiedo interventi più brevi, così riusciamo anche a farci a chiacchierare più a lungo e a fare più domande, insomma è più stimolante. Allora, visto che abbiamo iniziato da Moreno, proseguiamo a chiudere questa parte. Dicevo la città ideale, giustamente il senatore Di Stefano diceva, ma io Pescara, no, io non chiedo proprio Pescara, io chiedo la città ideale, che poi insomma ognuno cercherà di realizzarla nel luogo in cui si trova. Questo quesito scompagina un po' tutti i piani che ci eravamo fatti, soprattutto considerando le casacche che indossiamo, ovviamente. Però penso che non si possa fare un ragionamento che prescinda dall'oggi, dal dove, nel senso che magari partire e riuscire già a mettere dei paletti e dire cosa non è, cosa non può essere Pescara, già questo potrebbe essere un buon punto di partenza. Allora, l'accenno che ha fatto Moreno poco fa alla necessità di delocalizzare il cementificio ci fa chiaramente intendere come questa area della regione, la Val Pescara, si sia via via impoverita dal punto di vista industriale negli ultimi anni. È ovvio che in parte, per quanto riguarda la città di Pescara, questo è coinciso con l'enorme sviluppo urbanistico, ma anche coinciso con il fatto che sostanzialmente questa città ha sempre dovuto le sue fortune al terziario. Storicamente, da quando la prima stazione ferroviaria, come è stata a Pescara, furono i servizi a far sì che si sviluppasse un centro urbano e ci fosse quella tipica vivacità commerciale che è sempre stata la caratteristica attrattiva di Pescara. I problemi purtroppo di oggi, che scontiamo oggi, vengono da molto lontano. Io non mi limiterei ad analizzare solo gli ultimi 3 anni. Se l'Abruzzo è la regione italiana con la più alta percentuale, con la più alta superficie pro capite di grande distribuzione organizzata, questo certo è una colpa che va ascritta alle amministrazioni regionali degli ultimi 15-20 anni. Perché sappiamo bene che i processi autorizzativi di queste superfici sono processi lunghi, e quindi se oggi il tessuto commerciale di Pescara è stato vampirizzato dalla presenza di gallerie commerciali che circondano la città come dei caselli autostradali, questo è perché nel corso degli anni si è scriteriatamente autorizzata l'apertura di queste grandi superfici senza pensare appunto alla natura e alla vocazione della città di Pescara, che era quella dei servizi, quella del commercio, quella delle relazioni. E allora, per tornare alla tua domanda, la città ideale, partendo dal dato di fatto, è quella che asseconda in qualche modo le vocazioni di questo territorio. Questo è un territorio felicemente innervato dal punto di vista stradale,
abbastanza ben dotato dal punto di vista logistico, al quale però, come una macchina con una ruota sgonfia, possiamo avere una bellissima fuoriserie, ma se abbiamo una sola ruota a terra, questa fuoriserie non è in grado di camminare. Questa ruota a terra da una parte è il porto, dall'altra purtroppo è l'impoverimento forte che c'è stato del tessuto economico e commerciale. Questa era la vera industria di Pescara, questa è sempre stata per tanti anni, e il fatto che nella pianificazione delle attività produttive di questa regione non si sia adeguatamente tenuto conto di questo è stato un po', diciamo, uno dei principali problemi che ha colpito questa città. Le conseguenze quali sono? Le conseguenze sono 700 locali commerciali sfitti nella sola città di Pescara. Le vetrine spente, oltre a rappresentare il fallimento imprenditoriale di una persona, di un padre di famiglia, rappresentano anche un grave indebolimento del legame sociale, del tessuto sociale, un grave indebolimento della sicurezza percepita, perché una strada buia è molto più facilmente aggredibile dai malintenzionati piuttosto che una strada illuminata e presidiata dalle vetrine illuminate. Quindi, oggi come oggi, credo che orientare politiche di sviluppo in favore dell'assecondamento di questa vocazione naturale di Pescara credo che possa essere una delle chiavi per quantomeno limitare i danni, perché purtroppo la fase di crisi è una fase congiunturale che viaggia molto al di sopra delle nostre teste. Adesso sta arrivando l'onda lunga che si sta battendo sui consumi, ma se questo in altre realtà, con altre fonti di reddito e lavorative si avverte un po' di meno, in una città essenzialmente commerciale, quando c'è il crollo dei consumi, la città commerciale va al tappeto. E poi, visto che hai anticipato le considerazioni dal punto di vista dei trasporti, le daremo più avanti, allora per il momento non lo fa. Dunque, non tanto reinventarsi chissà cosa, ma insomma reinventarsi quello che c'era, cioè ripartire dalla propria vocazione, questo mi sembra il concetto espresso da Bruno Santoro, professore Stefano. Lo so che ieri il CAL ha deciso quello che ha deciso, lo so che c'è una questione delle province, lo so che ci sono Chieti e Pescara, ce la possiamo fare o non ce la vogliamo fare, partendo dall'idea di città che potrebbe anche essere, non so se sto bestemmiando, insomma, una città allargata, molto allargata. Quando prima tu hai detto che parliamo, era proprio per capire che tipo di taglio si vuole dare, perché è chiaro che se era un dibattito su un futuro o sulla situazione di Pescara, le competenze di chi si rinconsiglia comunale potrebbero essere differenti da chi invece la vive in tutt'altra maniera, in tutt'altro ruolo. Quando tu hai detto parliamo di una città ideale, la città ideale poi si staglia e si appiccica a qualunque città. La città ideale è quella che garantisce una vivibilità, la vivibilità da un movimento controllato, data da una criminalità quanto più controllata e quanto più tenuta lontana dalle gangli militari della città. E sono tutte problematiche che possono essere appiccicate a Pescara come qualunque altra città, come Chieti, per esempio. Non entro nel dibattito dove tu mi hai provocato delle decisioni del CAL, che tra l'altro dimostra come alla fine hanno levarsi i campanili, e perché è chiaro che un voto di questo genere, dove la mozione più votata ha raggiunto solo il 40% dei componenti del CAL, è di per sé debole. Ma è debole in quanto dimostra che l'unità regionale è molto più flebile e molto più leggera dei campanili localistici. E i campanili localistici sono a mio avviso quanto di più deleterio ci possa essere. La città ideale, che può anche essere una città allargata,
quella che è la provocazione che possa minacciare una città allargata, tutta la cosiddetta area metropolitana e quant'altro. Io penso che qualunque città, se non trova la sua identità, non è una città ideale. Ed è un po' quello che diceva il presidente delle Confesercenti prima: se noi una città come Pescara non gli diamo una identità ben definita, ma se vuole essere di tutto un po', poi succede che nascono troppi centri commerciali, ma se diventa pieno di centri commerciali non può essere una città che fa commercio, che vive di commercio, perché vivere di commercio significa vivere di strutture di distributive di diverse dimensioni, sicuramente più piccole. Ma se fa questo, poi deve allora capire che il turismo non è in antitesi con la grande distribuzione, invece è alla ricerca della piccola distribuzione, dei piccoli negozi di tipicità e di nicchia, proprio perché il turismo cerca la diversità di identità di un territorio, non cerca quello che può trovare a Milano, a Roma, a Napoli o a Stoccolma. Così come la città non può essere di tutto un po', turistica, commerciale, culturale, dedita alla pesca, magari all'agricoltura, ci vuole un'identità. In una grande città allargata questa identità è più facile o più difficile? No, può essere, per me è sempre lo stesso, perché una grande città allargata ci vuole comunque che le varie parti, le varie anime della città comunque si caratterizzino con l'identità, che è diversa dai campanili. Io sto venendo nel Consiglio Comunale di Chieti, dove si è fatta poche ore fa anche una conferenza stampa del gruppo consigliare del PD di Chieti, che dice sì, facciamo la province unite, però l'università deve tornare a Chieti e la ASL unica deve essere pubblicata a Chieti. Non è così che si fa la provincia unita, perché se poi ci si va a rivendicare anche cose che non sono possibili, fare l'università a Chieti, ma non è possibile, perché, e che ci si fa poi di tutta quella struttura che è stata creata per Pescara? O fare una ASL unica che diventerebbe un mastodontico strumento, che è già difficile gestire l'ospedale di Pescara o l'ospedale di Chieti per le loro dimensioni, immaginiamo in un unico. Allora anche qui la città ideale, a mio avviso, va ricercata nella specificità e nell'identità. La specificità e l'identità sono in un contesto dove ci troviamo nella globalizzazione, dove tutto diventa massificato e omologato. Se noi non identifichiamo l'identità di un territorio, noi non vinciamo la sfida della globalizzazione. Se noi invece restiamo legati a un concetto ottocentesco, quantomeno ottocentesco, del campanile, noi comunque perdiamo la sfida. E allora la città ideale non vive di campanile, ma vive di identità. Dunque, vocazione, identità, signor Paolucci, mi viene in mente che se la vocazione è quella commerciale e o marinara, e questa sarebbe l'identità di Pescara, abbiamo bisogno di un'identità di riserva, come dire, perché al momento... Guarda, allora, io voglio essere diretto e anche essere breve per consentire avere uno spazio. Allora, ritengo che Pescara ha rappresentato nel passato soprattutto quel luogo dove un individuo poteva realizzarsi, e quindi è stata una delle città più aperte d'Abruzzo, una di quelle che più ha consumato territorio in quanto quella permeabilità in termini di possibile realizzazione dell'individuo, dei propri sogni, della propria vita, dei propri obiettivi, poteva e trovava spazio. Oggi invece io ritengo, e per questo cercavamo prima di cominciare una battuta sulle province, io ritengo che dietro una discussione che ha assunto carattere interrati, io chiamerei in causa davvero Testa, Stefano, perché tutto sommato i tre sindaci di Comune Capoluogo, le quattro province, il Presidente della Regione, sono tutti di espressione di o del Popolo della Libertà o di una maggioranza come quella di Chieti, sostenuta dal Popolo della Libertà. Dietro quella discussione io vedo esattamente la possibilità di incominciare a discutere delle risposte che cerchiamo di trovare.
cioè il futuro di territori, città in senso più largo, non in senso antico e non identitario, dove una risposta alla comunità regionale può e deve essere trovata. Ecco perché noi non abbiamo sempre respinto quello che è stato un tema anche del dibattito dei mesi scorsi sulla Grande Pescara, e abbiamo sempre convintamente sposato la tesi che era possibile costruire un dimensionamento territoriale che potesse essere massa critica, fotografando la vita oggi dei cittadini, il 40% dei trasporti, il 40%, il 30% della demografia totale regionale, la possibilità di individuare questa come una delle aree strategiche nazionali che consentisse in un momento di scarsissime risorse, che appunto vengono erogate davvero con il contagocce, di essere un luogo fertile per tutta la regione per trovare risposte a una identità, a una comunità regionale che altrimenti rischia di essere davvero molto sbilanciata nel futuro e di essere slacciata e tirare verso altri tipi di territorio. Penso che dietro quel riordino, dietro quel ragionamento, deve esserci un confronto di alto profilo da intraprendere esattamente dai soggetti istituzionali che ho chiamato in causa, e che legga con profondità cos'è la Pozzo domani, e per poter rispondere a questa domanda occorre innanzitutto ricostruire, ridefinire i confini di questo territorio a partire ovviamente dal ruolo di Pescara città. C'è quindi non quella città identitaria dove qualcuno come in passato trovava anche giustamente una risposta individuale, ma cosa può un territorio consumato da un punto di vista ad esempio urbanistico, un territorio come questo, poter dare all'intera regione. Io penso che le risposte di questo profilo vanno cercate dalla politica attorno anche a quel tipo di discussione, e credo che lo spazio ci sia. Guarda l'Europa per esempio, non può guardare soltanto la nostra regione, guarda non solo la possibilità economica di intercedere per i fondi che un giorno verranno dati, il prossimo futuro in un certo senso, ma va per esempio nella direzione di un'Europa che cresce esattamente a destra, che cresce esattamente nella sponda che abbiamo di fronte, e che per poter richiedere anche finanziamenti attorno a quelle infrastrutture da migliorare oggi ha bisogno che si definisca, che la politica individui uno strumento di governance e che definisca un territorio di questo dimensionamento. E chiudo su questo, in quella discussione anche al partito regionale, che comunque una sintesi di massima con alcune sofferenze su Terra Vecchiti l'ha individuata, quella proposta che è arrivata ad 8 voti non conteggia un solo voto del PD, e io penso sia gravissimo davvero da questo punto di vista. Lo ritengo perché una proposta di massima era innanzitutto nei doveri e nei ruoli di quei rappresentanti istituzionali. Io penso, dicevo, che dentro quella proposta di massima possa essere trovato certamente un equilibrio, ma possa essere trovata una futura politica della regione. In quella discussione ho chiuso. C'era chi proponeva, sbagliando a mio avviso, la possibilità di individuare un solo soggetto pur di non dover affrontare la questione dei campanili, che detta lo Stato Prato vuol dire preferenze uniche. Lui, cioè di Stefano, mi ha detto, tu sei un presidente della regione Piantino, chi te lo fa fare avere stato funzione sul piano di sostanza? Non è questo, il futuro non si può scrivere con quel meccanismo del rapporto col consenso, a mio avviso, il confronto con cui abbiamo avuto spesso anche fuori. Io ritengo che dentro il mio partito chi poneva la questione una provincia unica pur di non sciogliere questi nodi, e poi 7 ambiti provinciali dove Chiti e Pescara è uno dei 7 ambiti, in realtà è una risposta non adeguata all'altezza della sfida dell'Abruzzo. Noi non abbiamo risorse sufficienti per duplicare presidi sanitari, per duplicare prefetture, per duplicare servizi, per duplicare. Noi abbiamo la necessità invece di riorganizzare tutto, asciugare la macchina burocratica, asciugare la pubblica amministrazione, dare risposta al paese e migliorare la vita dei cittadini. Quando vedo i miei figli in 3 anni e un anno e penso alla montagna di debito pubblico, mi vergogno di dovergli dire voglio difendere 2 prefetture a 10 km di distanza. Mentre si parlava delle proposte che poi sono state valutate dal CAL, io che sono avvocato verbale ce l'ho qui, le proposte sono Aquila e poi Pescara Teramo Chieti, questa era una, poi Aquila e Teramo, Pescara e Chieti, e questa è stata quella che ha ottenuto più consenso, poi Aquila separata, Chieti separata, Pescara e Teramo, oppure ancora Aquila, Teramo e Pescara e Chieti insieme, e poi la famosa unica, cioè una grande maxi non provincia, perché a quel punto sparirebbe. Dunque lì c'è un signore che assomma in sé le problematiche degli ultimi tempi, perché dragaggio e province al presidente della provincia, però anche a lei voglio fare la stessa domanda, cioè
la famosa città ideale, il famoso territorio ideale, che cosa deve comprendere poi praticamente, cioè di che cosa c'è bisogno in questa, ma come probabilmente in molti territori, ma visto che siamo qui parliamo di questo. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti, saluto gli organizzatori, i giovani democratici della provincia di Pescara che hanno dato la possibilità in questi 6 giorni, venerdì, sabato e domenica, su 2 settimane, di parlare di vari temi, sicuramente temi di grande attualità. Ma rispondendo alla domanda che ha posto l'amica Marina Moretti, dico che una città ideale poi ovviamente deve fare i conti anche con la dimensione che vive quotidianamente. Qui siamo a Pescara, dico che oggi l'amministratore deve avere una visione, deve avere i piedi per terra, non deve fare demagogia, deve sapere che con le poche risorse finanziarie che ci sono a disposizione bisogna puntare alcuni paletti, alcuni obiettivi. E questi obiettivi non sono molto difficili da decifrare e da declinare. Sicuramente oggi la cittadinanza vuole maggiore sicurezza nell'ambiente dove vive. Cioè il fatto di passare in una battuta, ho visto l'ex sindaco Luciano D'Alfonso che ha una bicicletta splendida e che ha messo la catena a distanza di qualche metro, evidentemente non si percepisce grande sicurezza nella nostra città. Ecco, questo è un motivo per cui bisogna lavorare, a parte questa battuta, la sicurezza è uno dei temi principali che oggi la cittadinanza, ma anche gli amministratori hanno tra le proprie desiderate. Un altro settore, un altro comparto di grande interesse è il discorso ambientale, tutto ciò che riguarda l'inquinamento. Pensiamo alle grandi discariche che oggi esistono anche sul nostro territorio, il discorso delle infrastrutture. Oggi mi rifaccio a quello che è accaduto un paio di settimane fa nella provincia di Pescara. Io ho invitato i vari stakeholders della nostra provincia, che variamo dal settore, per parlare dell'ordine di province, dal settore del sociale, al settore della cultura, al settore di Confindustria, degli ordini professionali. E loro quasi all'unanimità hanno detto: a noi non interessa se nella costituenda provincia il capoluogo è, non so, in questo caso Chieti o Pescara. A noi interessa più servizi per la cittadinanza, una parte di regione maggiormente infrastrutturata, le imprese chiedono pagamenti più veloci da parte delle pubbliche amministrazioni. In buona sostanza poco interessa il campanile, poco interessa la demagogia che poi la fa da padrona, non solo nei bar delle piazze, ma anche quando faccio riunioni tra noi che abbiamo ruoli anche apicali all'interno delle pubbliche amministrazioni. Ecco, io dico che quindi oggi la città, chi vuole amministrare una città, deve confrontarsi con queste problematiche e ovviamente avere una visione. Avere una visione che vuol dire dare prospettive reali in base alle esigenze finanziarie che ha a disposizione, perché poi è vero che avere idee è fondamentale, però le idee poi insegnate camminano poi sulle gambe dell'uomo, sulle idee e anche sull'aspetto pecuniario. Quindi se tu hai tante idee però non hai massa finanziaria per concretizzarle, difficilmente poi le puoi concretizzare. Così come se hai i soldi però non hai idee, difficilmente puoi mettere in atto la tua città ideale. E quindi io prevedo anche in un futuro un coinvolgimento sano della parte privata, non solo a partire dal mondo del sociale per garantire un maggior welfare ai cittadini, ma anche per realizzare opere strategiche. Che si è parlato di infrastrutture, si è parlato di porto naturalmente, e ne ha appena parlato anche Guerino Testa, ma non è stato l'unico ovviamente, è stato commissario al dragaggio. Adesso tutta la vicenda del dragaggio ci porterebbe via veramente la nottata, però proviamo ad andare oltre, proviamo ad immaginare che un giorno, non so quando, non so chi, non so dove, non so perché, ma qualcuno lo faccia il dragaggio prima o poi. Si farà in qualche modo, bisognerà farlo per forza, perché comunque al di là poi di tutte le problematiche concrete, i pescatori, i commercianti, quant'altro, comunque la città così non può stare, cioè non ci si può
Io sono pescarese, non dico che vorrei tornare a vedere i cavallucci marini sulla riva, che purtroppo mi ricordo perché è passato un bel po' di tempo, però insomma vorrei almeno passeggiare sul bel ponte del mare e non vedere sotto la melma che si vede molto spesso. E allora proviamo a partire da qui e proviamo a rimmaginare una città che ruoti magari anche ad un porto, porto canale, mare, fiume, insomma tutto un po' ritrovato e da ritrovare. Ce la facciamo? Intanto Bruno Santori ha forse molti anche interessi specifici per ritrovare questo tipo di città. Io sinceramente speravo che stasera, almeno stasera, questo argomento mi venisse risparmiato, proprio perché è diventata purtroppo una costante quotidiana. Andiamo oltre. Ma dunque, è chiaro che le mie considerazioni sono frutto ovviamente di un interesse diretto, perché io, per essere presidente di Confesercenti, sono un operatore marittimo e la mia famiglia è stata testimone della crescita e dello sviluppo di Pescara, e nel dopoguerra ha fatto sì che attraverso le importazioni via mare si ricostituisse il tessuto economico di questa città, dando lavoro a centinaia e centinaia di persone. Quindi chi più di me può testimoniare l'importanza di avere un porto efficiente. È chiaro che dal dopoguerra, negli anni 70, le cose sono cambiate, le navi sono diventate più grandi e quindi... Però nel frattempo c'è stata anche l'incapacità dello Stato, perché questo è il dato di fatto, di assicurare la manutenzione delle infrastrutture portuali. Non è un problema che abbiamo solo noi a Pescara. A Pescara abbiamo purtroppo una condizione particolare di avere un porto di competenza statale che in realtà non ne avrebbe i requisiti e quindi vive in questo limbo in virtù del quale la regione dice giustamente non è affar mio e lo Stato dice ho ben altro a cui pensare rispetto al porto di Livorno, al porto di Genova, al porto di Pescara, non è sicuramente tra le priorità. E quindi la situazione di oggi è figlia anche di questo, come dire, di questo scaricarsi del problema. È evidente però che, così come, e mi ricollego all'intervento di prima, la città è nata, si è sviluppata ed è assecondato le sue vocazioni sulle infrastrutture di trasporto, oggi non si può pensare di trascurare questo argomento, non lo si può trascurare né dal punto di vista dell'immediato, dell'oggi, quindi di porre mano ai problemi che si sono evidenziati, ma non si può nemmeno pensare di non fare una seria riflessione sul futuro di questo scalo, che è uno scalo che indubbiamente dal punto di vista strutturale non può essere paragonato ai porti di Ortona, ai porti di Vasto come capacità di movimentazione, però allo stesso tempo è un porto che può dire la sua nell'ambito di un sistema integrato dei porti abruzzesi per quanto riguarda la mobilità dei passeggeri, perché nessuno pensa che Pescara possa avere un futuro come porto industriale o commerciale, scaricare il grano per Alimonti o i container per la MSC. Però è chiaro che essendo la prima e unica città abruzzese che ha le fermate, un aeroporto a 5 km, le fermate degli Eurostar, una certa dotazione di posti letto, una certa facilità di collegamento, è evidente che, così come avviene in tutto il resto del mondo, se c'è un porto abruzzese che può avere un futuro dal punto di vista del traffico passeggeri, quello è il porto di Pescara. Ora qua è il momento di assumersi delle responsabilità, perché esistono delle ipotesi di sviluppo strutturale di questo porto che tra l'altro in questo momento potrebbero anche beneficiare di fonti di finanziamento non tradizionali, quindi non dover ricorrere al calderone del bilancio statale o del bilancio regionale, ma grazie ancora all'esistenza di programmi di cooperazione internazionale o della possibilità di attivare partenariati pubblico-privato, c'è in questo momento la possibilità di ragionare su un'espansione, di completare così il mosaico della portualità regionale. Io quello che vedo è una grande fuga dalle responsabilità di chi amministra, perché oggi sarebbe il momento di dire cosa si vuole per il futuro di questo porto, e non lo si sta facendo.
c'è un'ipotesi di piano regolatore portuale, non va bene, se abbia il coraggio di dire che non va bene, di strapparla, di cancellarla e di ricominciare da capo, ma non si può rimanere in questa indeterminatezza. Perché le altre regioni stanno lottando molto duramente sulle relazioni via mare e si sta assistendo al progressivo isolamento di queste regioni. È una realtà l'iniziativa parlamentare sulla Fano-Grosseto. La Fano-Grosseto è una infrastruttura viaria che è destinata a collegare 4 porti, 2 adriatici e 2 tirrenici. È una realtà e l'approvazione da parte del CIPE del progetto preliminare per collegare il sud del Lazio con Termoli, ed è un altro elemento che porterà all'isolamento non solo del nostro territorio interno ma anche delle zone costiere, perché questo progetto è legato allo sviluppo dei porti del sud del Lazio e dello sviluppo del porto di Termoli e del nord della Puglia, quindi Bari, l'asse che prosegue verso Bari. È una realtà la richiesta di prolungamento del corridoio TNT, che è quello, un corridoio multimodale attraverso il quale con diverse modalità di trasporto si progetta lo spostamento di cose e di persone, e la richiesta di prolungamento del corridoio multimodale TNT non già fino a Ortona, né Pescara, né Giulianova, ma fino ad Ancona, quando in questo momento è previsto a Ravenna. Fino a Ravenna. Cioè, il problema che in questo momento può sembrare che riguardi solo Pescara, in realtà riguarda tutta la regione, riguarda tutta la politica infrastrutturale di questa regione, è che manca una visione del nostro territorio regionale e quindi dei singoli porti, ognuno per le funzioni per i quali è vocato, una visione che sia proiettata verso l'esterno, che sia proiettata verso l'altra sponda dell'Adriatico, dove c'è un enorme attivismo nel creare relazioni con quest'altra sponda dell'Adriatico. Ovviamente le relazioni preferenziali nel corso degli anni si sono sviluppate con quei territori che hanno dimostrato la maggiore vivacità sotto questo punto di vista. Prima di tutto con una grossa polarizzazione dei traffici marittimi sulla Puglia e sulle Marche. E poi attraverso una presenza forte ed autorevole in quei tavoli sui quali si decide delle politiche di finanziamento, delle politiche di cooperazione a livello europeo, sui quali, mi duole dirlo, purtroppo noi siamo assenti. La settimana scorsa a Venezia si è svolta una riunione di coordinamento dell'IVA strategico, che è una delle ultime grandi occasioni che i nostri territori hanno di avere i soldi per le infrastrutture dall'Unione Europea. Un IVA strategico che sui porti e sulle infrastrutture di trasporto merci e passeggeri ha una dotazione di 33 milioni di euro. La regione capofila, il Friuli Venezia Giulia, della regione Abruzzo, non era rappresentata. Giro subito la sollecitazione alla senatore Di Stefano. Tra l'altro aggiungo anche che ci sono problemi anche per esempio per quanto riguarda l'aeroporto, c'è questo aeroporto di Viterbo già deciso, programmato, progettato, finanziato, che potrebbe comunque anche levare ossigeno a noi come aeroporto d'Abruzzo, c'è un piano aeroportuale di cui non si conoscono ancora i connotati a livello nazionale, però insomma qualche paura c'è stata ed è serpeggiata anche dalle nostre parti. Mi pare di capire anche in quello che diceva Santori che potrebbe esserci un problema, come dire, di sapere, di riuscire a farsi sentire anche fuori dal confine nostro. È un problema di rappresentanza, è un problema di credibilità, è un problema di numeri, che cosa? O è un problema politico, oppure non è un problema e voi vi fate sentire ma non venite ascoltati abbastanza. Quando non si trovano soluzioni viene sempre proviere, è sempre politico. Innanzitutto è un problema di numeri, io credo. Noi siamo una regione con 1.300.000 abitanti, che è quanto quartiere di Roma. E quindi è chiaro che questo pesa e pesa poi sulla dimensione dei traffici dei nostri porti, che il porto di Napoli sicuramente ha delle dimensioni diverse. Pesa su tante altre questioni. Poi credo che sia anche qui un discorso rilanciando per quanto dicevo prima anche sui campanili, perché apprezzo dall'intervento di prima
fatto che si dice Pescara non vuole, il porto di Pescara non vuole certo competere con Nortona, con Vasto, però sembra che in Abruzzo ogni opportunità fare battaglia per sé non si fa una battaglia generalizzata per la portualità abruzzese. E quindi arrivano i fondi FAS, si fanno le guerre per e quando, più o meno equamente spartire i fondi. La regione ce la propone, ma se andiamo qui in consiglio regionale, legittimamente, ancora una volta, i territori spingono per la regione, la propone, ce l'aveva sia la regione del Turco che aveva fatto quell'enorme investimento su destinazione su Ortona, sia con la regione di Chiodi che ha mantenuto quella l'incidente. Il problema è credo anche per quanto riguarda l'aeroporto che prima citava, io non credo che Viterbo possa togliere, perché noi non abbiamo purtroppo sul nostro aeroporto abruzzese un incoming di passeggeri che poi vanno a Roma. Quindi posto che l'aeroporto esiste, ci potrebbe, tutto potrebbe essere, nel momento in cui però vediamo che se ci guardiamo intorno un po' tutti sono in difficoltà, se non mi sbaglio la compagnia aerea siciliana qualche settimana fa ha fatto la fine che ha fatto. E un dato oggettivo che comunque questo aeroporto d'Abruzzo ha per la prima volta in quest'anno superato l'aeroporto di Ancona. È vero che l'aeroporto di Ancona è andato in decremento, ma è anche vero che stanno andando in decremento tanti aeroporti, perché è evidente che il sistema della mobilità per via aerea continua ad avere dei problemi, che quando c'è la crisi si aumentano ancora di più. Se chiudono tante compagnie aeree, se tanti altri sono in difficoltà, se vige soltanto la Ryanair, evidentemente qualche problema c'è. Anche qui ancora una volta nei numeri, e nei numeri noi non siamo oggettivamente competitivi se vogliamo essere tutto e tutti. Ancora una volta è un problema secondo me di identità, se vogliamo fare tutto e ognuno fa tutto, non riusciamo poi con questi numeri, non riusciamo poi a essere competitivi su nulla. Se invece ci specializzassimo ognuno su un settore, forse, tenendo conto sempre che se dovremmo ragionare come città-regione, visti i numeri della nostra regione, allora forse potremmo essere in qualche modo competitivi. Ma se ognuno vuole avere il porto sul proprio territorio, se pensa di svilupparlo su tutte le branche della portualità possibili e immaginabili, se ognuno pensa di avere la necessità di avere anch'esso la propria specificità, penso di qualunque genere, in questo caso stiamo parlando di infrastrutture, ma potremmo parlare anche di tutt'altra cosa, la proposta che prima citavo di portare a Chiodi Università è una proposta assurda, ma penso anche la vocazionalità. E allora è chiaro che noi di battaglia non perdiamo soltanto questo, le perdiamo tutte, perché la nostra oggettiva difficoltà e debolezza deriva soprattutto principalmente dal fatto che una regione di 1.800.000 abitanti è molto meno appetibile, molto meno competitiva di regioni di dimensioni diverse. Perché la Freccia Rossa non tocca la costa adriatica? Non è colpa dell'Abruzzo, non tocca la costa adriatica perché è evidente che i numeri che stanno dall'altra parte sono di tutt'altra dimensione e quindi hanno una competitività decisamente superiore. Io non penso che la regione Emilia Romagna, le Marche e la Puglia siano tutte deboli o siano tutte poco rappresentate. È semplicemente un fatto, una questione che laddove una società fa i conti oggi più che mai con i numeri, è evidente che da questa parte vivono 6-7 milioni di abitanti, dall'altra parte ne vivono 15-20 milioni. E allora è chiaro che anche qui il discorso Viterbo. Io credo che sia ancora molto lungo da venire, perché prima che arrivi a Viterbo il problema è di riuscire a diventare quello che tu dicevi, il terzo hub di Roma, si dice tante volte, ma se Roma non si attrezza a essere più facilmente penetrabile, resta difficile per noi essere il terzo hub, perché se
ci si impiega un'ora e un quarto per arrivare alla barriera di Roma, ma poi ci si può impiegare anche un'ora per entrare dentro Roma, è chiaro che diventa con molta difficoltà il terzo lato. Allora vedo con positività finalmente che Roma ha avviato l'ampliamento dell'asse di penetrazione con la terza e la quarta corsia, e allora significa che quando sarà quella realizzata questo potrebbe davvero essere il terzo lato di Roma, perché significa davvero che arrivare al centro di Roma ci si arriva in tempi certi e non in tempi dubitativi come c'è oggi, perché ci siamo solo in grado di dire a che ora si riesce ad arrivare alla barriera romana. L'altra sfida invece, quella di Ancona, la si vince ancora una volta sui termini dei numeri. Se noi siamo riusciti a superare ancora sull'aeroporto, possiamo anche superarla in termini di popolarità, però è chiaro che il porto di Ancona ha una oggettiva dimensionamento e posizionamento totalmente differente, perché quello è un porto naturale, questo è un porto canale, e quindi ha le difficoltà che il porto canale si ritrova ad avere, quella in questo momento ha un po' di più. Qui poi il Torino sicuramente sarà più esaustivo, ma se poi tra i vari organismi, non soltanto politici, ci si mettono anche quelli della magistratura, e allora veramente non riusciamo più fuori, come purtroppo ci siamo trovati impelagati sulla questione del porto canale e del dragaggio. Qualche giorno fa per lavoro sono andata a casa di una signora che è la moglie di un pescatore, e lì torno per parlare di altro. Marito morto da parecchi anni, la signora ha avuto ben 13 figli, 5 dei suoi figli sono diventati pescatori, le femmine, le altre erano tutte femmine, hanno fatto altro, si sono sposate. Questo per dire che quella, per esempio, di fare il pescatore adesso con alterne fortune, naturalmente era un'opportunità di occupazione per la nostra città. Questa opportunità mi sembra che insomma non ha, in questo momento non riscuota grandissimo successo, per così dire. E allora, se la signora avesse avuto oggi 13 figli, forse non sarebbe mai successo visti i tempi che corrono, però se li avesse avuti oggi i 5 figli di questa signora Paolucci, che mestiere avrebbero potuto fare in questa città? Ma arrivo alla fine, perché giusto arrivarci un attimo alla fine. Io voglio soltanto ricordare, rispetto all'intervento che ho sentito prima e che mi sembrava analizzare in modo adeguato anche quelle che sono le disponibilità a trovare soluzioni di oggi, che il dibattito dimostra che per risolvere i problemi di oggi e dare opportunità oggi abbiamo bisogno di una lente di ingrandimento rispetto alla, anzi non una lente, ma di spostare la lettura in modo un po' più alto, ovvero la vicenda del porto di Pescara è stata demandata nella lettura anche istituzionale abruzzese in questi mesi. Io lo so che chiama in causa, a mio avviso, le istituzioni che oggi sono rappresentate, che riconosciamo, è stata demandata una questione di Pescara. Io penso che dall'inizio del nostro dibattito dovremmo cercare di introdurre un'altra ottica, ovvero è la lettura regionale che si ha di questo territorio e cosa può dare questo territorio alla nostra regione. Se noi non invertiamo questo punto di osservazione, ogni territorio abruzzese non ce la fa. Prima si ricordavano le Marche, si ricordava la nostra dimensione demografica. Noi abbiamo una dimensione demografica molto simile a quella delle Marche. La verità è che lì vi è la possibilità e la capacità, un sistema delle relazioni, una vivacità imprenditoriale, un sistema delle istituzioni tali per cui il mondo delle relazioni che si va a costituire fa percepire, dà rappresentanza, esercita protagonismo per il quale la strategicità di alcuni territori, al di là della oggettività di alcuni territori davvero strategici, viene intesa come tale laddove è giusto intenderla come tale. Il nostro compito, e il compito di tutte le istituzioni, è quello di elaborare una proposta e dare e fornire una lettura di questo tipo. Altrimenti la verità è che in fondo alla storia e alla favola è che la risposta anche alla domanda che poni rispetto alle opportunità che si possono costruire oggi non è immaginabile.
ma ancora si torna, come tanti politici potrebbero dimostrare, a un meccanismo antico della possibilità di trovare soluzioni o disponibilità ad esse che non ci sono più. Ridisegnare un territorio, far percepire come questo il vero territorio, la vera comunità regionale che possono dare opportunità alla nostra regione ad essere davvero strategico, vuol dire costruire nuove potenziali disponibilità di lavoro, di crescita, di arricchimento, di ricchezza. Nel 2006 il Ticoter, che è una struttura interministeriale, se non si sa parlare di questa cosa, definì come l'area di Pescara, ecco da qui la nuova lettura rispetto alla domanda iniziale, il tuo dibattito che è moderato nel mio intervento, l'area di Pescara è stata definita come una delle 23 aree strategiche del paese. E quindi il terminale a lunghezza, l'aeroporto, per esempio, è vero che oggi noi attraiamo movimenti da Ascoli, è molto significativo da questo punto di vista, ecco. Oppure il porto, io penso che quando la SNAM attracchia ad Ortona chieda molto più spesso che sul biglietto ci sia scritto Pescara, non Ortona, per dire come viene letto. Oppure ti chiedono che quando arrivi in un porto la prima cosa che ti chiedono è mica devo passare per la città, c'è un meccanismo tale per cui la città la riesco a bypassare. Queste sono le risposte utili anche a costruire quelle vocazioni tali per cui nel mondo dei servizi soprattutto è possibile costruire nuova domanda di lavoro. E anche da questo punto di vista l'Europa che va via via sviluppandosi anche a tassi di crescita, perché in un contesto di riequilibrio anche il nostro paese nel dopoguerra cresceva a tassi del 5-6-7%, la domanda in Europa è di crescita che è esattamente di fronte a noi. Quindi noi qua possiamo costruire una dimensione critica nazionale attorno alla quale movimentare tanta disponibilità di nuove economie, di nuovo lavoro e di nuovi servizi. Questa è la risposta davvero strategica per quest'area. Io leggerei il futuro di Pescara in questi termini, perché il futuro della Pescara che abbiamo conosciuto, quello per il quale una città così permeabile e aperta, tra le più aperte e permeabili della nostra regione, si è dimensionata con la, demografico che conosciamo, ha già dato la sua risposta. Il territorio è talmente consumato che si parla d'altro. Per parlare d'altro, questa è la grande sfida che abbiamo. Ho chiesto su queste vicende, per esempio, con interlocuzioni telefoniche nei giorni passati, prima di addivenire a quel voto che conosciamo, a De Dominici, Sant'Alfonso, a Ricci, a Poletti, cioè a chi nel recentissimo passato ha interpretato un ruolo di governo per noi, di intraprendere anche un percorso di dibattito utile a dimostrare che, per esempio, noi forse non sull'ampiezza della sfida che oggi con una serie di crisi e risorse e ridimensionamenti molto forti ci è richiesta, ma una serie di possibili interventi di animare quello che era un profilo di governance che noi in qualche caso abbiamo dimostrato di poter avere. Fino anche a addirittura immaginare, lo dico nel recente passato, circa 15 anni fa, un presidente dell'area, mi si ricordava che c'era addirittura Pulcinella in provincia, o fino anche a gestire la grande, diciamo, l'opportunità che ha dato in parte la vicenda dei giochi con un dimensionamento tale a far dare risposta a tutti i territori, o i Puma che furono votati in quella fase. Noi ci stiamo su quella partita, è lì che va trovata la risposta, quella risposta che invece una volta avevano, che aveva la signora con i 13 figli, che era dimensionata a un, diciamo, un momento storico che non tornerà, e che sono anche contento non tornerà più, perché la sfida futura è un'altra. E guarda dritto di fronte a noi. Salutiamo il senatore Di Stefano, perché mi sembra di capire che ci deve lasciare. Grazie. Visto che il gancio era proprio quello del lavoro, la provincia ha competenza significativa in questo settore, ci sono i centri per l'impiego, allora vorrei chiedere al presidente Testa se con il riordino delle province ci sarà un riordino anche di tutte le competenze, eccetera, eccetera. In che modo quel settore che comunque da voi viene seguito sarà seguito? Cioè si deve immaginare qualcosa di completamente diverso, per esempio dai centri per l'impiego e quant'altro? Se mi consenti, Maria, però una piccola marcia indietro per parlare del porto. La vorrei fare perché penso, ciao Bruno, che sia un atto dovuto. La storia esiste e quindi va anche riletta in qualche maniera e studiata. Ricordiamoci che il 29 settembre dell'anno scorso
io ero commissario da qualche mese, ottenemmo da parte del Ministero dell'Ambiente l'autorizzazione per versare a mare, collocare a mare, circa 78.000 metri cubi di sedimenti. Poi è accaduto, perché siamo in Italia, che arriva un esposto all'improvviso e dopo un'ora e mezza dall'inizio dei lavori si bloccano i lavori stessi. Penso che questo è un fatto tutto italiano che deve essere debellato, perché io sono stato nominato tramite un OPCM di nomina da parte del Presidente, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, e in quell'OPCM di nomina veniva scritto che io mi dovevo avvalere, quindi non l'ho deciso io, ma lo ha deciso qualcuno per me, dell'Università dell'Aquila, la Facoltà di Ingegneria, e dell'ARTA, quale massima espressione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente. Peraltro ho avuto modo di verificare in questi mesi come l'ARTA Abruzzo, che in altre regioni viene chiamata ARPA, ha nel contesto nazionale una rilevanza molto positiva, viene considerata una struttura regionale professionalmente molto attrezzata, e dico, un esposto mette in evidenza che, anzi mette in discussione ciò che il massimo organismo deputato per fare delle analisi ha deciso, e io penso che questo sia un fatto italiano. Infatti io subito dopo quella vicenda dissi, un po' per scherzo, un po' per, ma facendo sul serio, al Presidente Chioli, a questo punto chiudiamo l'ARTA, perché se qualcuno mi mette in discussione i dati sulle analisi del porto di Pescara, allora mettiamo in discussione le analisi che ha fatto l'ARTA su alcuni incendi dolosi che ci sono stati, mettiamo in discussione l'ARTA quando fa le analisi sulla bagnabilità o meno del mare, su tante analisi che anche imprese private fanno, e quindi si avvalgono dell'ARTA. Io ritengo che debba essere fatta anche una lettura di ciò che gli organismi decidono, cioè qui non possiamo vivere in un paese dove qualsiasi persona si sveglia, più o meno titolata, e blocca un lavoro che, così come era stato disegnato, portava un esborso finanziario di 10 euro al metro cubo, quindi parliamo di cifre basse. Oggi parliamo di cifre che superano i 100 euro al metro cubo. Oggi noi siamo nelle condizioni di chiedere al Ministero e ai Ministeri collegati 13-14 milioni di euro per dragare 200.000 metri cubi. Secondo me è immorale che la politica vada a sprecare 14 milioni di euro per un intervento peraltro non risolutivo. Quindi io dico, usiamo un minimo tutti di buon senso, perché oggi se c'è quel DDT che qualcuno dice che è collocato all'interno della darsena commerciale, oggi ho fatto una domanda a circa 200 armatori e dipendenti del porto di Pescara in una riunione presso la provincia. Gli ho detto, ma fatemi capire, ma con quest'ultima piena, se c'è il DDT oggi, il DDT dov'è? Sta lungo le coste. C'è quindi un falso problema con la nostra attività, nostra dico io in qualità di commissario, ma io ho sempre parlato tranquillamente con tutte le parti politiche che volevano avere notizie. Quel materiale veniva collocato a circa 7 miglia dalla costa. Oggi quel materiale, se inquinato, è a qualche metro dalla costa. Quindi io dico che in un momento di crisi economica finanziaria, dove bisogna usare responsabilità e anche da un punto di vista dell'utilizzo, anche e soprattutto delle risorse, visto che nessuno vuole andare contro l'ambiente, perché avere la possibilità, avere l'autorizzazione per collocare a mare vuol dire che il Ministero, visto che quella è l'ultima istanza, il Ministero ha fatto un'analisi così approfondita, che ha fatto un'analisi logica così approfondita, vuol dire che quel materiale, non dico che è acqua pura da far bere ai bambini, ma può essere tranquillamente collocato in mare. Invece oggi noi ci troviamo che a distanza di quasi 10 mesi non si conosce ancora, benché il massimo organismo, poi sia stato supportato anche dall'ARTA,
Marche, e sia stato fatto un'altra volta un giro di analisi da parte delle quattro sedi distaccate della regione Abruzzo, però oggi ci troviamo ancora in questa condizione. Quindi io su questo vorrei porre l'accento, perché oggi puoi investire questa problematica del porto di Pescara, domani puoi investire un'altra infrastruttura, domani puoi investire anche un'altra regione, quindi forse ecco perché la politica tutta dovrebbe fare un piccolo passo in avanti e fare le battaglie a Roma, perché noi se ci troviamo in queste condizioni è perché forse oggi la regione Abruzzo a tutti i livelli non sta esprimendo il meglio che la politica può fare. Ma non dico, è difficile dire il meglio se uno è più o meno bravo, però qualcuno che si batte e cerca di far capire che quello che è avuto oggi in Abruzzo, che è una piccola regione, può essere traslato in altre regioni e far sì che ci sia una savana dalla quale poi non si può tornare indietro. Per quanto riguarda invece la domanda sui centri per l'impiego, io ritengo che il centro per l'impiego per definizione deve avere una vocazione provinciale, non può avere una vocazione comunale, perché lì parliamo di un servizio che va a dispiegare i suoi effetti in un'area molto vasta, al di là ovviamente della dimensione della provincia. E nemmeno può tornare sotto la direzione della regione, perché la regione deve avere per forza delle logiche legislative, quindi deve fare altro. Io mi auguro che questa riorganizzazione delle province, che forse è stata presa sotto gamba dai politici stessi, perché oggi la riorganizzazione delle province non vuol dire ridefinire il territorio provinciale e capire quale sia la città che poi debba svolgere il ruolo di capoluogo, ma capire cosa accade in tutti gli uffici che hanno una rilevanza provinciale, pensiamo all'INAIL, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, alla Dogana, a tutti gli ordini professionali, e quindi la discussione deve essere un po' più approfondita, anche perché scelte azzeccate fanno sì che domani avremo un Abruzzo migliore, scelte miopi di retroguardia probabilmente faranno sì che l'Abruzzo resterà ancorata a livelli non accettabili. Chiudo su questa legge che a me non piace nella maniera più assoluta, e lo dico perché oggi devo garantire una mia rendita di posizione, perché poi gli effetti di questa legge probabilmente andranno a colpire chi verrà dopo di me, però una legge che ha come obiettivo la riduzione della spesa pubblica e nelle premesse della legge non è dato stabilire in anticipo a priori quanta riduzione di spesa pubblica si andrà ad avere, una legge buona. Così come se noi vediamo l'allegato alla spending review, lì ci sono una serie di voci, a fianco alla voce accorpamento province ci sono dei punti, perché non si capisce cosa accadrà. Io ritengo che ci sia solamente un grande caos burocratico istituzionale, e probabilmente le sacche di spreco che esistono, perché è stato fatto uno studio che non ho fatto io né tantomeno altri presidenti di provincia, ma è stato condotto dalla Bocconi di Milano, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero del Tesoro, c'è una miriade di enti il cui costo in termini politici è di ben 22 volte il costo dell'intera politica all'interno delle province. Forse su quello bisogna usare un atteggiamento un po' più duro. Grazie. Allora io devo l'ultimo intervento nel giro a Moreno di Pietrantonio, ancora a sintesi, e poi vorrei far salutare tutti Silvio Polci. Sì, grazie. Ma io, come avevo detto all'inizio, non poteva che essere diversamente il discorso di questa sera, che andasse a incentrarsi un po' sulla situazione del porto di Pescara, perché il porto di Pescara è la città, credo che sia molto legate, e soprattutto per quanto riguarda il futuro e lo sviluppo di cui parlavamo prima. Noi avevamo immaginato già la città di Pescara come riferimento di questa nascente euroregione dell'Adriatico, non poteva essere se non attraverso il potenziamento e lo sviluppo delle attività portuali del porto, con una serie di collegamenti che avevamo pure favorito, con due navi, con la Pescara Jet e la Tiziana, che avevamo riportato a Pescara, e con un movimento di passeggeri che è arrivato fino a 45.000 unità, cosa non trascurabile per l'economia di questa città. Oggi è tutto fermo, è tutto sparito.
Noi abbiamo fatto adesso un dibattito anche con un certo savoir-faire, però insomma è ora anche che ci ricominciamo a dire le cose. Ma vi sembra possibile che un porto sia arrivato a queste condizioni di chiusura totale? E qui ci sono anche delle responsabilità, perché poi i cittadini si chiedono e ci fermano per la strada, caro Murino, e ci dicono: ma è possibile che nel 2012 il problema sia rappresentato dal togliere dei fanghi e poterli mettere da qualche parte? Sembra davvero ridicolo, e su questo sicuramente ci sono anche delle responsabilità. Noi abbiamo sempre detto che c'è stata davvero una superficialità e anche incompetenza e incapacità da parte di quella classe politica che oggi, fino ad oggi, ha governato tutti gli enti, fino a quello nazionale. Perché questa poi è la verità. Quando noi diciamo: guardate che il porto bisogna dragarlo, e il sindaco di Pescara ci dice: io che c'entro, e il governatore della regione Chiodi diceva: io che c'entro. Quando è vero che il porto è di competenza nazionale, ma sapete benissimo che per quanto riguarda il dragaggio era di competenza regionale, e ci hanno ripetuto: io che c'entro e quell'altro che c'entro, fino a quando poi l'emergenza è scoppiata, nel senso che il porto è arrivato alla chiusura, mettendo in ginocchio un'intera economia della città, centinaia di persone in cassa integrazione senza lavoro e quindi con le loro famiglie, decine e decine e decine di milioni di euro di danni. Cioè, non è che tutto questo accade senza nessuna responsabilità. Cioè, questo non è più possibile. E qual è il futuro della città, si diceva? Ma il futuro della città non può che essere quello legato al porto, perché Pescara noi l'abbiamo sempre pensata come riferimento dell'Adriatico e dell'altra sponda e di questa nascente euroregione dell'Adriatico. E perché sia riferimento, di cosa c'è bisogno? C'è bisogno di un porto che funzioni. C'è un porto che funzioni, quantomeno dragato, e poi si andrà a vedere col piano regolatore portuale che abbiamo adottato a suo tempo nella nostra amministrazione di centro-sinistra guidata da Alfonso, ma che poi dopo può essere sicuramente soggetta a variazioni, a interventi, a migliorie, perché no? Ma il futuro della città quale può essere? Solo quella di una città che ha questa vocazione di incontro, di scambi, una città aperta, lo dicevamo prima. A me piacerebbe aggiungere anche tutto quello che quel grande ricercatore americano Richard Florida è andato a individuare, a cercare di individuare quali erano gli elementi che potessero far sviluppare la città, e quindi quella teoria delle 3T, tolleranza, tecnologia e talenti. Perché è una città che si presta a questo, ma soprattutto una città degli scambi. E che cosa ha fatto? Che cosa hanno fatto tutti coloro che hanno governato fino ad oggi? Hanno chiuso l'elemento fondamentale degli scambi della comunicazione, cioè il porto. Risorsa incredibile per tutta la regione. Voglio chiudere con una annotazione. L'atteggiamento della regione Abruzzo, ma guardate che sono molto aperto, nel senso che non l'atteggiamento di questa regione di centrodestra, anche di passate amministrazioni di centrosinistra, è sempre stata avara e penalizzante nei confronti di questo straordinario territorio, che è quello di cui si parlava prima, e diceva pure Silvio, di quest'area Pescara, quest'area vasta, quest'area metropolitana, sempre avare, non si è mai capito perché. L'ultima è la notizia di oggi, l'ho letto sui giornali, che il governatore Chiodi dice: ipotizza nell'ambito della spending review, togliamo la sede della regione Pescara, riportiamola all'Aquila. Io gli ho risposto, ho fatto già un comunicato, piuttosto che pensi a fare la nuova sede della regione a Pescara, per eliminare e evitare gli affitti che si pagano da decenni e non si capisce perché. Questi sono i veri problemi, e il risultato di tutto quello che c'è oggi a Pescara del porto è anche di questo atteggiamento da parte della regione, di superficialità, non voglio dire altro, di superficialità, caro Corino Testa, tu lo sai che sarebbe stata così penalizzata Pescara. È la classe politica che non ha autorevolezza. Abbiamo una classe politica con nessuna autorevolezza, come diceva il caro Luciano sui bangoli romani, non è ascoltata da nessuno, ecco il risultato. E allora quale futuro immaginiamo per Pescara? Sicuramente che dobbiamo unire tutte le forze, soprattutto politiche, perché poi quando accadono le cose non è colpa di quello che vende le noccioline di fuori o piuttosto del barista, colpa è di chi ha responsabilità di governo. È sempre così è stato, e anche per quello che sta accadendo. Grazie.
Allora, prima di lasciare la parola conclusiva a Silvio Paolucci, mi hanno chiesto un intervento, e quello proprio Luciano D'Alfonso, che credo abbia da aggiungere un contributo. Visto che l'occasione era breve, contributo. L'occasione era rifatta, nessuno dovrà dire che lo faccio per ragioni di simpatia facile. Però è importante fare un punto di chiarezza su un aspetto. L'occasione non è solo Viotta, perché diciamo c'è buona parte dei futuri interlocutori dell'azione politica della nostra regione, e questo è un augurio rivolto alle persone a mia sinistra, compreso la moderatrice giornalista. Vedete, non entro nel dibattito di quello che dovrà essere Pescara, però mi limito a dire che quello che dovrà essere Pescara dipenderà fortemente dalla funzione, virgola, dalla funzionalità del porto di Pescara, dell'aeroporto, e anche di quel giacimento storico che tanta parte dell'identità di Pescara ha consentito e consegnato, che è la stazione ferroviaria. Ma dire questo, diciamo, sarei magari uno studente del Dipartimento di Geografia di Pescara. Ho l'obbligo di dire qualcosa in più. Che significa che porto e aeroporto devono essere funzionanti? Perché non siamo al paese dei desideri. Porto funzionante significa che non ci devono essere emergenze da gestione ordinaria e straordinaria. Un appunto su questo, innocente ma genuino. È incredibile che si saluti come un risultato la ripristinata competenza del provveditorato alle opere pubbliche, veramente dal giudizio da paese alla rovescia. Guardate, una struttura ordinaria è bene che abbia la competenza se quella struttura ordinaria, godendo di procedure ordinarie, poi ha le risorse finanziarie a sufficienza. In Italia, in Europa, a Pescara e in Abruzzo c'è un dato indiscutibile: che mancano le risorse finanziarie. Quando si fanno le opere pubbliche conosciute, se tu hai la quantità di partenza di risorse finanziarie a opera pubblica conosciuta, vai sul sicuro risultato. Qui si tratta di bonificare un sito del quale non si sa qual è la quantità, la problematicità, l'anomalia e la particolarità del materiale da rimuovere. Quindi nessuno ha la disponibilità certa delle quantità di risorse che serviranno. E quando manca la risorsa finanziaria, su quale leva si fa utilizzo? Su quella che io chiamo la risorsa del potere, la risorsa dell'amministrazione, e cioè la risorsa della straordinarietà dell'uso del potere. Noi avevamo un commissario e avevamo pochi soldi. Ci priviamo del commissario e rimaniamo con gli stessi soldi, e salutiamo come un grande risultato il fatto che il provveditorato, la più ordinaria delle strutture, oggi farà quello che non è stato possibile fare ad opera di un commissario con poteri straordinari. A Guerino l'ho detto con la civiltà del nostro rapporto e anche con la simpatia che io, almeno mio onore, vi riconoscergli, perché lui è persona educata, che oggi si comincia a fare la distinzione delle qualità in politica a partire anche dall'educazione. Lui è persona educata. L'errore che è stato fatto quando c'è stato il commissario, a seguito di commissariamento, è nella inesistente negoziazione dei poteri precisati del commissario. Io non sono un imbuto, io presidente della provincia, e non ci può essere Palazzo Chigi che mi fa una ordinanza e non mi precisa i poteri che mi occorrono. Fontana adesso non è più di moda. Quando Fontana venne nominato commissario per i giochi del Mediterraneo, vennero precisati i poteri, sagomati i poteri. Quando è stato nominato il commissario per il fiume, mi pare che si chiami Sarno, il commissario negoziò con Palazzo Chigi. Guardate che noi siamo ancora in vigenza dei poteri della riforma del titolo quinto, e il commissario è una funzione che viene assegnata a seguito di concerto Regione-Palazzo Chigi. Lui è rimasto solo, con la sua educazione, anche con la facilità di spostamenti del suo mezzo privato e pubblico, ma è mancata la difesa, la rappresentanza delle ragioni di quel potere che veniva consentito, negoziandolo competitivamente con Palazzo Chigi. Secondo dato: lanciare un porto dopo che si è bonificato dalle famiglie significa fermarsi così, fare poi le feste
nello spazio da retroporto tipo questo spazio qui, no, significa fare un piano regolatore portuale e significa rendere questo porto preferibile rispetto agli altri per le vocazioni che noi vogliamo stabilire. Che cos'è che abbiamo fatto noi in quei 70-72 mesi? Intanto abbiamo fatto il piano regolatore portuale, acconsentito da tutti, e non è un'anomalia che poi si possa cambiare opinione da parte di qualcuno, e la buona politica lo riavvolge questo, lo riguadagna, si riconcilia, ed è possibile farlo, perché la richiesta che fanno i pescatori è su un punto solo e si può fare la sintesi. Ma che cos'è che dovrebbe essere fatto Guerino, Silvio, Moreno, Marina, augurandoli di essere una quota rosa le prossime elezioni? Per il porto di Pescara, per esempio, servirebbero le celle frigorifere per la conservazione di quello che è il prodotto di questa speciale economia della città. È così che tu fai in modo che questo porto venga preferito. Terzo, c'è bisogno dell'autorità portuale. Ha detto Bruno Santori che, insomma, le cose le sa, e le sa per intero. Ma non abbiamo il tonnellaggio, non le quantità generiche, il tonnellaggio di attività. E che si fa quando manca il tonnellaggio di un porto? Sì. Si cerca gli altri porti che possono concorrere. E perché è utile fare l'autorità portuale? Non è utile per fare come fece quel sindaco di Guardia Grele: voglio la sede del parco della Maiella a Guardia Grele perché poi spero che si mettano le macchinette di caffè nella sede del parco e si facciano le assunzioni. Che adesso sto capendo che c'è tutta un'economia sul consumo dei caffè presso gli uffici pubblici. Si fa l'autorità portuale perché l'autorità portuale partecipa al dibattimento col ministero per assegnare le risorse della manutenzione. Non è vero che questo è un porto figlio di un dio minore ancorché nazionale. Il problema di questo porto è che non ha le risorse per la manutenzione, che Roma assegna ai porti con autorità portuale, perché solo le autorità portuali si siedono a dialogare con il direttore generale dei porti. Vedete? Identico discorso si fa con l'aeroporto. Il problema dell'aeroporto di Pescara qual è? Che non ha una destinazione irrinunciabile. Dovrebbe essere la sede, per esempio, di un'attività specializzata di manutenzione degli aerei o la sede specialissima vocata per il cargo. E come si fa a fare questo? Guerino Testa o il sindaco molto pro tempore lo scrivono su un documento? No. Si fa un piano regolatore di sviluppo dell'aeroporto, che è stato fatto, e non è stato fatto 10 anni fa o si farà fra un anno, è stato fatto qualche anno fa, convincendo anche lì il sindaco di San Giovanni che faceva causa davanti al TAR. Io non l'ho mai invitato a cena, oggi so che il sindaco di San Giovanni viene invitato a cena, però non fanno gli atti funzionali a quell'aeroporto, e parlo da amico anche di questo sindaco di San Giovanni. E che si fa col piano regolatore dell'aeroporto? Si dice per esempio che se tu vieni a Pescara, società di Mr. Ryan, non ti do più i soldi che l'Europa mi chiede, che non ti posso dare più perché è irregolare, perché è drogare la concorrenza. Ma se tu vieni a Pescara, Mr. Ryan, o dottor proprietario della Livingston, io ti do i siti per fare le strutture di service gratuitamente e te li do in 4 giorni. Tutto questo si può fare, alla condizione che si abbia voglia di usare il potere di declinare la funzione amministrativa. Io penso che i partiti politici, Silvio, dovrebbero concorrere a delineare una cosa che in America si chiama l'interesse nazionale. Ma come? L'interesse nazionale, direbbe Moreno, si usa anche per le città. Sì, anche le città hanno un interesse nazionale, ce l'hanno le regioni. Che cos'è l'interesse nazionale? L'agenda irrinunciabile degli obiettivi, che non la fa nella sua solitudine l'uno o l'altro dei dirigenti di partito. Sono le questioni irrinunciabili sulle quali, quando si fa delibera in Consiglio regionale di bilancio, si mette nell'ultima pagina allegato alla parte contabile quali sono i 10 grandi obiettivi. Una volta un presidente di regione, colto in filosofia, che non aveva in odio i cittadini che votavano, ci fece un bilancio di questo tipo. 1900, se non sbaglio, 88. Quando fece questo bilancio, aiutò 12 città abruzzesi, che erano le cosiddette città intermedie, concludo, ad essere città distretto. Fece per ognuna delle città una previsione di infrastrutturazione. Vi farei l'elenco di quali. Vi cito una, Francavilla, che oggi è una città ben amministrata,
rinacque una destinazione di fondi per liberare le potenzialità, per esempio, del Museo Michetti, da una parte, e dall'altra parte della struttura che sta di fronte al Palazzo Sirena, anzi dello stesso Palazzo Sirena, come il pontile al mare. Vedete, l'idea delle priorità per liberare le città intermedie, per concorrere assieme alla città capoluogo a funzionare. Va ritrovato questo, sapendo che non c'è qualcuno che ha la bacchetta magica, ma insieme, se ci sono le idee, si aiuta questa regione a funzionare. Io penso che un dibattito così interessante, così poco partecipato, pone una questione. Come ritrovare la gente attorno al discorso pubblico? Perché poi non è vero che se non lo fa la gente il discorso pubblico c'è qualcuno in alto nei santuari che lo riesce a fare. C'è l'onere di ricoinvolgere la gente. Per cui alla stanga. Grazie. Bene, allora innanzitutto ti ringrazio perché ci hai atteso un po', erano anche altre iniziative concomitanti, quindi ti ringrazio. Ringrazio voi che sei candidato. E io concludo con due questioni. La prima, io oggi ho chiesto, lo torno a chiedere a Testa, a Marino Testa e agli altri riferimenti istituzionali del PDL, che governano le quattro province, la regione e i tre comuni capoluogo. Io desidero un confronto e un patto istituzionale. Il PD di questa regione ha già dimostrato che con fatica una proposta di sintesi e di massima su alcune grandi vicende che risiederanno il nostro Abruzzo ce l'ha. Ho cercato, anzi ho soprattutto dimostrato che il PD non intende accettare una discussione territoriale con qualsiasi tipo di arruffapopolo o difensore di campanile. Quindi io vi chiedo di aprire quel tavolo istituzionale che ridisegni in prospettiva il nostro lavoro. Noi abbiamo di fronte le primarie da pensare al paese in queste settimane. Primarie che ho chiesto ovviamente al gruppo dirigente del mio partito, e poi saranno gli elettori a misurarsi, di affrontare sulle idee, sui contenuti e non come fossero, potessero, diciamo, il rischio di poter che possano diventare invece un congresso regionale. Questo invito è stato raccolto e ringrazio il Partito Democratico di questo, di tutte e quattro le province a livello regionale. Credo che la sfida che andrà raccolta, anche prendendo qualche spunto importante da questo dibattito e anche qualche intervento, nell'ultimo intervento, è che noi terremo anche le primarie in questa nostra regione. Primarie con le quali non definiremo soltanto o solo i candidati poi da votare con il sistema delle preferenze, un candidato presidente di regione. Quelle primarie tra qualche